E voilà, vediamo il dettaglio. Registrare altri video per YouTube. Ecco fatto, vedete che siamo perfettamente a posto. Quindi vedete che avete visto che questo programma permette molto semplicemente di gestire molto bene il calendario, muoversi nel tempo molto bene con varie funzioni. Avete la vostra bella tabellina degli appuntamenti qui, come se fosse un qualsiasi programma grafico di gestione del vostro tempo, di agende, di calendari. Qui avete anche tutto sott'occhio in un colpo solo, anche la vista delle attività da fare. Una cosa che non vi ho mostrato, magari tra virgolette anche carina, magari mi riposiziono la mia bella scaletta qua. Nella configurazione, ops, scusate, nella configurazione c'è anche appunto il layout, L. Vedete che per difetto ci sono gli appuntamenti qui, il calendario qui e il to-do qua. Potete anche scegliere altre disposizioni, se volete. Se non vi piace la disposizione, tra virgolette, grafica della schermata principale dell'applicativo, potete cambiare con 8 diverse disposizioni. Vedete, potete rendere più grande magari anche la to-do, come qui, se è quella che usate di più rispetto agli appuntamenti o al calendario, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete? Perfetto, potete cambiare anche quello volendo, anche la disposizione dei riquadri, ovvero di questi, che adesso per difetto a me va benissimo così. Ok, questa era solo una precisazione. Poi vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Andiamo avanti. Uscendo dal programma, quindi adesso esco dal programma, lui mi dice ok, salvato, uscire sì. Ecco, uscendo dal programma ci sono delle opzioni anche dal di fuori dell'interfaccia del programma, tipo stampare gli appuntamenti del giorno con Calcurs-A. Facciamo una prova, Calcurs-A, cosa mi dice? Ecco, c'è un appuntamento, quello che abbiamo inserito, e me lo mostra qui a terminale, senza neanche entrare nel programma in quanto nell'interfaccia. Vedete che lui, se ne fossero di più, ne avrebbe elencati di più. Rispettivamente, stampa gli appuntamenti da oggi e per gli n giorni successivi con il D, quindi dite D e quanti giorni volete vedere. Ovviamente adesso abbiamo un appuntamento solo, ma giusto per, metto D3. E lui mi mostrerebbe da oggi, quindi dal 17-12 in avanti, per i prossimi 3 giorni, da oggi più i 2 giorni successivi. E così via. Anche qui, ripeto, con il manuale o con l'aiuto potete vedere tutte queste opzioni. Potete anche stampare gli appuntamenti di uno specifico giorno indicando non il numero dei giorni, ma una data. Non ve lo mostro, ma così qui in scaletta vi dico che c'è anche quell'opzione lì, quindi l'opzione meno D ha due formati se vogliamo di ricevere l'input, il numero, un numero oppure una data. Calcurs N è importante perché stampa l'appuntamento più vicino, il prossimo che ci sarà. Quindi Calcurs N, e vedremo fra un attimo per le notifiche, per gli avvisi, per gli allarmi, perché è importante. Calcurs N ci dice che ci sarà fra 5 minuti questo appuntamento. Ecco, vedete qui 0005, perché mi sembra di aver messo le 21:25, credo più o meno manca 6 minuti là. 5 minuti e c'è il prossimo appuntamento. Quindi Calcurs N stampa a video semplicemente il prossimo, il più vicino. Ne avessi 20 in giornata, mi stamperebbe comunque il primo che scade. Ecco. Calcurs-T stampa la lista delle attività e si può anche indicare la priorità. Ecco, T è per sta per i to-do. Se faccio meno T, ecco, vedete che ho messo i due to-do, i due da fare, quelli che ho inserito nel riquadro in basso a destra. Posso anche dire stampami solo quelle di priorità 1, non ce n'è, 2, ce n'è 1 e sappiamo che c'è quella con priorità 5, quell'altra. Ecco, posso anche filtrare per priorità delle attività. Poi, interessante dire anche che quello che abbiamo visto finora è Calcurs che lavora nella sua cartella per difetto, che questa è nascosta nella home, la vedete qui, punto Calcurs. E questo è il nostro calendario, ripeto, per difetto, ovvero
quello che se non tocchiamo niente usa Calcursio, è il suo calendario, quindi avrai i to-do, le cose da fare in questo file di testo, lo vedete qui, se lo apro ci ritroviamo i due to-do come esso con la loro priorità, rispettivamente gli APTS che sono gli appuntamenti, in questo caso ne abbiamo uno solo, vedete quello del 17-12, 17-12 appuntamento per video tutorial. Ecco, ne avessi 100, ci sarebbero 100 appuntamenti. Quindi questi due file fanno parte del, no, del mio attuale calendario, del mio attuale elenco delle attività. È possibile ovviamente attivare altri calendari che possono vivere, diciamo, in contemporanea. Poi io posso richiamare uno o l'altro a seconda di quello che ho bisogno. Classico esempio, questo è il mio calendario, che ne so, di casa. Da un'altra parte ho il mio calendario per il lavoro, per non mescolare i due calendari. Ecco, faccio solo un esempio. Come faccio a richiamare i due calendari? Quindi richiamando semplicemente Calcourse, va ad usare il suo Calcourse, il suo calendario per difetto, che è questo. Posso con l'opzione meno C invece dargli un altro percorso di calendario. Quindi se faccio meno C e qui specifico un altro percorso di cartella, lui va a creare i file di lavoro e tutto quanto gli serve per un altro calendario. Quindi dalla volta successiva in avanti posso scegliere se richiamare semplicemente quello per difetto, ovvero il primario, quello che abbiamo creato anche adesso, oppure col meno C richiamare un altro calendario. Ma posso averne anche 10. Teoricamente, però ho fatto l'esempio classico del calendario separato casa-lavoro, ecco. Quindi potrei avere un calendario di lavoro in un'altra cartella che non sia questa, che è quella per difetto. Quindi vedete che è molto dinamico come programma, ha molte funzionalità utili e simili a quelle dei gestori di calendari più, magari anche più noti con interfaccia grafica. Posso tranquillamente, senza difficoltà, gestire n calendari, tutti i calendari che voglio, uno separato dall'altro. Posso anche importare ed esportare i dati nel formato standard ICS. Google Calendar, per esempio, scusate, il formato standard iCal in realtà, il formato è iCal, poi i file di solito si chiamano .ics, ma volevo dire che, per esempio, Google Calendar, come n altri gestori di calendari, appunto, usano questo standard per salvare le informazioni che creiamo con questi programmi. Anche Google Calendar non fa eccezione. Quindi, se voi finora avete usato Google Calendar e volete abbandonarlo o in parallelo usare Calcourse, potete semplicemente esportare da Google Calendar i vostri appuntamenti e con questo comando importarli nel vostro calendario. Io, se non sbaglio, scusate, ma vado a verificare. Io ho fatto un esempio di esportazione, cioè ho preparato un esempio di esportazione, i miei dati.ics, ho esportato dal Google Calendar un esempio e possiamo anche fare. Vediamo un po', CD scrivania, posso anche fare l'esempio. Vediamo un po', ups, copia, incolla. Meno i vuol dire importa, Calcourse meno i, un file in formato standard. E lui lo importa, vedete 343 appuntamenti, 243 eventi, 02, vabbè. Vedete che in un nanosecondo ci ha importato il nostro calendario Google. Quindi se io faccio partire Calcourse, a questo punto vedete che vabbè, il 17 oggi non ho niente nel calendario, però guardate qui quanti giorni sono colorati. Perché questo? Perché sono apparsi avendo importato i miei dati Google, quindi andassi su uno di questi giorni colorati, mi troverei esattamente gli stessi appuntamenti che ho esportato da Google Calendar. E questa è un'opzione. L'altra opzione è quella di esportare invece da qui. Faccio Enter.
Tra l'altro l'ho fatto da terminale fuori, ma primo O, ecco, ma si può fare anche da dentro, eh? Vedete? Si può fare anche da dentro, dall'interno del programma, dell'interfaccia, non solo da fuori, che magari può essere comodo per fare un vostro script bash di gestione di Calcourse, che ne so, avete i comandi da fuori dell'interfaccia di Calcourse stesso, ma vedete che potete farlo anche dall'interno. X uguale, è la stessa opzione, I per importare, X per esportare. Fatto sta che io così per coerenza con quanto vi ho mostrato prima, esco dal programma e ve lo mostro da qua fuori. Quindi io voglio esportare da Calcourse nel formato standard, quindi faccio così. Calcourse-X mi stampa, stamperebbe a video tutti i miei appuntamenti, però io devio l'output su un file, quindi dico, vabbè, miei, no, dati tutorial.ics, e qui non vedo niente a video, ma sulla scrivania che ero posizionato lì vedete che lui ha creato dati tutorial.ics, che contiene tutto quanto c'era, diciamo, nel mio calendario Google di esempio che ho importato prima, più il nostro appuntamento che abbiamo creato adesso durante la registrazione di questo video, dati tutorial.ics. Questo può essere specularmente, diciamo così, analogamente importato volendo in Google Calendar, per esempio, o in qualsiasi altro programma che rispetti e usi i CAL come formato standard delle informazioni di calendario e degli appuntamenti. Quindi ecco che posso interagire fra Calcourse e altri programmi tranquillamente, perché Calcourse stesso si basa su questo standard, che è un formato appunto riconosciuto da numerosissimi programmi, se non tutti, al giorno d'oggi. Quindi è possibile, come dico qui, allineare le informazioni, per esempio, fra Calcourse e Google Calendar o qualsiasi altro programma compatibile. Quello che ho appena detto, eh? Siamo praticamente in fondo alla scaletta, ma c'è un punto comunque importante o utile da sapere, e sono le notifiche degli appuntamenti. Ovvero Calcourse è in grado anche di creare proprio le notifiche degli appuntamenti, ovvero quando un appuntamento sta per scadere ci avvisa, guarda che hai questo appuntamento in avvicinamento. Devo entrare in Calcourse. Allora, ok, questo qui è il nostro mitico appuntamento. Come si gestisce la notifica? Dobbiamo andare nella configurazione e c'è l'opzione N Notify, quindi la notifica. E qui c'è tutto il menu delle preferenze per le notifiche. Dunque, per attivare le notifiche anche quando non stiamo usando direttamente Calcourse, cioè nel nostro terminale o nel nostro desktop grafico stiamo facendo tutt'altro, noi abbiamo la possibilità di attivare un demone, tra virgolette un servizio, perché più abituato nel mondo Windows a chiamarli servizi. Questo demone che non è attivato, vedete, è no per difetto, noi possiamo attivarlo, quindi con l'opzione 7, ecco. Adesso è attivato. In questo modo, quando usciamo dal programma, in realtà Calcourse dietro le quinte resta attivo comunque e controlla le scadenze degli appuntamenti. Questo è il modo appunto per permettere di avere delle segnalazioni degli appuntamenti. Quindi CN7 è il percorso per attivare il demone Calcourse. Gli appuntamenti importanti, come vengono poi segnalati? Perché stiamo parlando del terminale. In un ambiente grafico possiamo avere un'opzione che poi la vediamo fra un attimo, solo un esempio, in ambiente terminale, quindi interfaccia caratteri, possiamo avere altre opzioni. Ecco, fatto sta che il comando che viene eseguito è questo, ovvero la notifica si basa sull'esecuzione di un determinato comando. Ecco, per difetto, quindi il percorso per impostare questo comando è CN5,
CNE5, eccolo qua, 5. Per difetto, quando voi avete appena installato Calcurse, appunto, è impostato questo comando, printf barra rovesciata A, che dovrebbe corrispondere all'emissione di un beep, il classico beep dagli altoparlanti del PC, che però in Ubuntu non funziona comunque. Non so in altre distribuzioni, ma questo non suona per niente, ecco. Non fa niente in pratica questo comando sotto Ubuntu, quindi dobbiamo sostituirlo con uno che ha più valore per noi, che ha più significato. Ecco, quindi come facciamo? Qui metto un paio di esempi solo per conoscenza vostra, poi potete sbizzarrirvi. Perché? Perché questo qui è un comando che viene passato alla vostra shell del terminale per essere eseguito, quindi ogni comando valido per il vostro terminale è valido anche inserirlo qui, quindi non è una sintassi particolare per Calcurse, ma è un comando di bash tranquillamente. Potete mettere qualsiasi cosa che vi funzioni, che faccia al vostro scopo, insomma, che sia utile per il vostro scopo di avere una notifica dell'appuntamento. Allora, una possibilità è, vediamo un po', volendo accettare il compromesso di usare Calcurse, che è un programma da terminale, ma comunque nel vostro desktop grafico c'è la possibilità di usare un comando Zenity, ovvero di far apparire un dialogo Zenity. Quindi, questo qui, per esempio, è un esempio, ecco, scusate il gioco di parole. Questo qui è un esempio con Zenity. Facciamo subito questo. Vediamo un po' se magari apriamo un'altra scheda. Non lo so, no? Fatemi uscire un attimo da Calcurse, così vediamo. Prima di tutto proviamo il comando, perché se no è inutile. Zenity text info, vediamo un po' se è giusto così. Testo visualizzato, no, accidenti, ho dimenticato nella scaletta di mettere come funziona. Dov'è che si mette il testo? Scusate un attimo che devo vedere com'è la forma di questo comando perché non me la ricordo. Arrivo fra un attimo. Ok, rieccoci qua. Dunque, il comando in sé è giusto, quello che ho messo nella scaletta, però mi era sfuggito che nel frattempo, passando il tempo, appunto, l'appuntamento che avevamo inserito era passato dell'ora, era già passato, e quindi non usciva più il testo. Quindi, usando quel comando che ho messo lì nella scaletta, adesso che ho portato avanti l'appuntamento, vedete che fra 2 minuti mi dice che c'è appunto questo appuntamento, quindi l'ho riportato avanti nel tempo, è le 21:40, adesso mancano 3 minuti, 2 o 3 minuti. Però per difetto, quello che dovevo mostrarvi, oltre a questo comando che va benissimo, per difetto volevo mostrarvi che nelle impostazioni di notifica, per difetto dice quanto prima. Come qualsiasi programma che gestisce appuntamenti, quanto prima ti devo visualizzare la notifica, l'avviso. E qui dice 300, l'unità è secondi. 300 secondi, ovvero 60 per 5, 5 minuti. Ecco, per scopi didattici, io cambio questo non in 300 secondi, ma in 30 secondi, perché sennò dobbiamo aspettare troppo per vedere apparire, per vedere apparire l'avviso. Quindi ho messo 30 secondi. Usciamo, ho detto che alle 21:40 scatta, siamo a 38 e 38, lo vedete qui. Esco. No, scusate, non è vero che esco. Devo mettere il nostro comando qui al posto di quello originale. Quindi, opzione 5, devo mettere il nostro comando qui. Quindi, prima cancello questo per difetto e copio questo comando. Copia e incolla. Ecco
Enter. Quindi adesso d'ora in avanti eseguirà questo comando che, ripeto, non è per esclusiva di terminale, ma è ecco, tra pochi secondi, quindi io posso uscire. Ecco, non è esclusivo da terminale perché Zenity è un programma, è un comando grafico, quindi richiede l'infrastruttura grafica. Questo qui è il primo compromesso di notifica, quindi vediamo se appare o no. Spero di aver messo tutto giusto. Comunque, vabbè, le altre due opzioni, intanto che aspettiamo questa, non so se sta scattando di tempo o meno. Dovrebbe apparire, non lo so. Vediamo, che cosa fa. Se ho attivato correttamente il demone di Calcourse, dovrebbe uscire appunto la finestrella, però semmai. Le altre due opzioni invece sono, come dire, sonore, ecco, di cui ve ne mostro una: è far parlare Calcourse, l'altra è far suonare un suono di avviso. Intanto che stiamo lavorando a terminale, dobbiamo immaginarci che stiamo lavorando e noi sentiamo un avviso, un suono di avviso che dice si sta avvicinando un appuntamento. Ecco, adesso qui vedo che purtroppo quello che volevo mostrarvi non è apparso, non so se c'è stato un errore di impostazioni, dovete scusarmi, ma queste cose in diretta poi funzionano quando le provi prima e non funzionano dopo. Quindi vediamo un po'. Il demone è attivato, 30 secondi. Dovrebbe funzionare, però non è funzionato, quindi riproviamo. Vediamo un po'. 21:40. Proviamo ancora una volta, semmai metto in pausa un attimo il video per capire cos'è che non funziona o che non ha funzionato. Ormai è il bello della diretta, per carità, succede. Quindi 21:41 è l'ora attuale. Io metto 21:42. Vediamo un po'. E sembrerebbe non funzionare, il nostro comando. Metto un attimo in pausa, meglio così. Chiedo scusa, ma saltando i punti nella scaletta succedono anche queste cose. L'appuntamento non veniva segnalato perché non è stato segnalato come appuntamento importante, tra virgolette. Come si fa a segnalare il nostro appuntamento come importante? Bisogna selezionarlo, in questo caso è selezionato, e premere il tasto punto esclamativo. Ecco, il tasto punto esclamativo. Ups, tasto punto esclamativo, quindi adesso lo uso, punto esclamativo. Vedete che è apparso qui, è scritto un po' in piccolo, ma magari se lo premo ancora se ne va, se lo premo ancora appare. Vedete, un punto esclamativo è apparso qui, qua, vicino all'orario. Ecco, questo punto esclamativo fa sì che l'appuntamento venga segnalato, perché tutti gli appuntamenti, tra virgolette, normali, senza punto esclamativo, vengono ignorati dal sistema di notifiche. Ed è per quello che un attimo fa non mi è apparso come mi aspettavo la finestrella di Zenity. Ecco, purtroppo, vedete, faccio la scaletta, poi se non la seguo, mea culpa. Ecco, ho dimenticato questo importante particolare, quindi punto esclamativo mi raccomando, se volete che Calcourse vi segnali gli appuntamenti o vi segnali in anticipo che sta per arrivare un appuntamento, mi raccomando mettete il punto esclamativo, se no vengono assolutamente ignorati gli appuntamenti. Adesso ho messo il punto esclamativo, faccio ammenda e torno nel menu delle preferenze delle notifiche. Ho messo 30 secondi e la scadenza per velocizzare le cose. Il comando che abbiamo visto che funziona e il demone che è attivo. A questo punto torniamo indietro. Devo cambiare di nuovo l'orario perché è passato l'orario dell'appuntamento. Quindi faccio edit, orario di partenza sono le 21:43, metto 44 e vedete che la finestrella appare. Ok, ho messo 44 e scattato subito dai 30 secondi. Vedete che è apparsa la finestrella. La stessa cosa funziona, è quello che volevo mostrarvi. Quindi a questo punto metto appuntamento di partenza 45, esco,
esco e vediamo se funziona. Tra poco dovrebbe apparire la finestrella, tra pochi secondi, anche se sono fuori dal comando CalCourse. Ed è questo che volevo poi mostrarvi alla fine. Spero che adesso funzioni. Non so quanti secondi mancano, vediamo un po'. Non dovrebbero mancare tanti secondi perché mi sembrava mancasse poco. Ma vediamo un po'. Niente finestrella. Niente finestrella, vediamo un po'. Ok, è sicuro che funziona perché ovviamente l'ho provato prima di iniziare questo video, però quando sei in diretta in registrazione ormai legge di Murphy, non funziona mai tutto come si deve. Adesso a 46 e 30, in teoria ho messo 47, l'appuntamento dovrebbe apparire la finestrella, speriamo di avere un po' di fortuna. Vediamo un po'. Niente da fare, non vuole funzionare. Accidenti, però deve funzionare. Aspettate un attimo, scusate. Oh, rieccoci qua. Beh, questa volta mi sono assicurato che la finestrella apparisse. Qui avete la prova che stavo aspettando che scattassero i minuti giusti. Scusate, ma ormai, ripeto, è il bello della diretta, Si prova e funziona, poi al momento buono non funziona come si deve. Comunque, ecco qua la finestrella. Vedete, sono fuori dal programma. Dovete credermi sulla parola a questo punto. Sono fuori dal programma. Ho messo un paio di minuti oltre, quindi anche volendo registrare in diretta questa cosa ci sarebbe voluto troppo tempo. Quindi dovete credermi sulla parola. Sono rimasto qui a aspettare. Ogni tanto facevo dei tenter per vedere il tempo che passava. E poi a un certo punto mi è apparsa la finestra. Eccola qua. Questo era lo scopo della notifica. Con, diciamo così, infrastruttura grafica. Ecco, c'è anche la possibilità di farlo ovviamente tutto da terminale, perché è un po' questo lo scopo. Cosa possiamo fare? La cosa più semplice è, per esempio, emettere un suono all'avvicinarsi di un appuntamento. Noi con dei comandi che abbiamo già imparato a conoscere da un video precedente, delle pillole di Ubuntu, possiamo usare o questo comando spd6 per far parlare il nostro programma e dire guarda che c'è un appuntamento in scadenza, lo può dire proprio il terminale che parla, oppure emettere semplicemente un suono tipo questo qui di un vecchio cellulare che suona, quindi un avviso sonoro. Noi stiamo lavorando nella nostra interfaccia caratteri a fare quello che dobbiamo fare, non abbiamo aperto CalCourse, ma a un certo punto sentiamo suonare. Così possiamo entrare in CalCourse a vedere qual è l'appuntamento che si sta avvicinando. Ecco, tutto lì, semplicemente. Visto che per difetto suona 5 minuti prima, possiamo anche aumentare un quarto d'ora prima, 10 minuti prima per avere più tempo, possiamo tranquillamente poi entrare in CalCourse a vedere qual è questo appuntamento. Comunque l'altro comando è questo, il principio è identico, io entro in CalCourse. Entro nella configurazione delle notifiche, ormai abbiamo imparato la strada e invece opzione 5, invece di questo comando con Zenity che è grafico, noi possiamo dare semplicemente questo. Per esempio, è il Pia Play che ci fa suonare questo file audio che io naturalmente ho a quel percorso, nella scrivania. Home, Nicola, tutto il percorso ben per esteso, CalCourse accetta tutto il percorso esteso, non con abbreviazioni, serpentelli vari. Quindi Home, Nicola, scrivania e ops, avete ho qui il mio file audio da utilizzare. Ecco, quindi impostato questo, Enter, esco. Adesso per l'ennesima volta. No, esco ancora per l'ennesima volta. Devo modificare il mio appuntamento per i 30 secondi prima. Diciamo adesso siamo alle 21:54. Facciamo che ne so, 21:56 per sicurezza. Esco e
Visto che dobbiamo aspettare un paio di minuti, è inutile. Fermo il video un'altra volta, ci sentiamo vicini alla scadenza, sperando di beccarla giusta, eh? Fra un attimo. Rieccoci, dovremmo essere vicini alla scadenza. Adesso non so, se fa lo stesso brutto gioco di prima, che non funziona. Boh, vediamo, eh? Il principio l'avete visto? Vediamo, non lo so. Non funziona, naturalmente, figuriamoci. Quindi faccio comunque un altro tentativo perché è giusto per mostrarvi che funziona, eh? Un attimino. Ok, ultimo tentativo, non so se funziona o no, ma il principio l'avete visto prima con la finestrella, eh? Se non funziona, pazienza. Ecco, purtroppo non ha intenzione di funzionare, forse anche per la macchina virtuale, io non lo so, comunque, ecco, non ha intenzione di funzionare. Ecco, sentite, sono entrato nell'interfaccia ed è suonato quello che avrebbe dovuto fare pur essendo fuori dall'interfaccia. Vi garantisco e vi assicuro che questa cosa mi è funzionata, sicuramente, se no non ve l'avrei presentato. Quindi fate conto che funzioni questa cosa, quindi avete non solo un calendario, non solo un elenco di attività, non solo gli appuntamenti con le varie scadenze a vostra disposizione, ma avete anche la possibilità di impostare delle notifiche, anche non avendo attivo questo programma. Non avendo attivo l'interfaccia, quindi essendo fuori dal programma e lavorando, facendo altre cose. Vi assicuro che funziona, io l'ho provato e vi garantisco che funziona. Purtroppo in video come questi, dove un po' la tempistica del video impone che le cose dovrebbero funzionare subito, non è proprio successo, a parte la finestrella qui che finalmente sono poi riuscito a farla uscire, anche se non stavo registrando. Mi dispiace, non è funzionato subito. Purtroppo è così, ecco, io posso ancora impostarlo intanto che termino il video, non si sa mai. Vediamo un po', 22 01. Ecco, qui giusto per averlo impostato un'ulteriore volta, ma senza grandi speranze. Ecco, finita questa parte durissima delle notifiche, purtroppo non così di buona dimostrazione come pensavo dovesse essere. Pazienza, credetemi sulla parola. L'ultima cosa che restava della scaletta era indicarvi che, come sempre, lascerò in descrizione del video dei riferimenti in rete sul sito del progetto di Calcourse e anche sul manuale che si trova poi sempre nell'ambito del sito del progetto. Per quanto riguarda tutto il resto, spero di aver descritto in modo sufficientemente chiaro un po' il funzionamento e le basi di questo Calcourse. Spero di avervi mostrato che sia particolarmente completo in sé, importante soprattutto che lavori anche lui con lo standard iCal e quindi può colloquiare e interagire con altri programmi di gestione calendari e appuntamenti. Abbiamo visto che non è per niente difficile da usare, basta seguire sempre quanto viene mostrato, diciamo, nella parte bassa dell'interfaccia, e per il resto penso di avervi spiegato tutto di questo programma con un po' più di fatica di quello che non pensassi, ma vabbè, ci siamo più o meno arrivati, eh? Ecco, con questo direi che posso concludere. Diciamo che siamo arrivati alle 22, non so più a che ora sarebbe dovuto suonare o no l'allarme. Comunque fa niente, non è importante. A questo punto avete capito il principio, quindi direi di concludere qui questo video e vi attendo alla prossima occasione. Con questo vi faccio un mio saluto, ciao ciao e alla prossima!